マンの靴ライオンシスエスコノーズ Questo canale è in collaborazione con Together Price per account Netflix, Spotify, Nintendo e tanti altri scontati fino a più del 75%. Per maggiori informazioni vi invitiamo a controllare i link in descrizione. Bella a tutti ragazzi, qui Vedata Channel. Oggi vi portiamo un altro video su Saint Seiya, anche perché abbiamo visto che come argomento interessa. Alcuni video sono andati bene, altri male, quindi proviamo ancora. Oggi andiamo a fare una classificazione delle varie armature presenti nel franchise, citando anche le non canoniche. Salteremo la saga di Asgard, poiché la vorremmo spiegare nel dettaglio più avanti. Premessa, i livelli che andremo a citare sono sì veritieri, ma non confermati al 100%. Stiamo semplicemente provando a classificare le varie categorie di armature e la loro relativa potenza, con tanto di grafici. Ovviamente sono presenti possibili spoiler, quindi vi avvisiamo già da ora e se non siete interessati vi invitiamo comunque a lasciare un like qua sotto per supportare il canale, ma anche di visitare Teespring per le nostre magliette. Detto questo possiamo anche cominciare. Le armature, vestigia o cloth, come lo volete chiamare, sono appunto delle armature indossate dai Saint, in questo caso iniziale nel manga. Queste armature furono forgiate da dei fabbri al servizio degli dei. Vennero forgiate in vari modi e con vari metalli, così da attribuire ogni cavaliere alla propria categoria, basandosi sul tipo dell'armatura indossata. Possono coprire una piccola parte o la quasi totalità del corpo del guerriero, a seconda della categoria, anche in questo caso. Quando non sono indossate, i pezzi dell'armatura si dispongono in modo da assumere la forma rappresentata dalla loro costellazione, o della creatura, personaggio, oggetto mitologico che raffigurano. Sono più potenti di normali armature costruite dall'uomo, la loro forza può essere amplificata dal cosmo di chi le indossa. Queste armature non possono essere indossate da chiunque, dato che vi è sempre un rituale o allenamento speciale per poterla indossare. Alle volte il Saint è un predestinato, il che significa che possiede un'armatura solo per sé e che solo lui può utilizzarla. Un'armatura può anche decidere di prestare la propria forza ad un altro Saint. Quindi pare che le armature abbiano una vita propria e una loro coscienza. Un esempio banale, l'armatura di Sagittar aiutò Seiya contro Ioria di Leo, ma vi sono molteplici esempi. Ora vediamo in cosa consiste l'uso di queste armature e la loro classificazione. Citando le varie tipologie, partiamo dalle armature d'acciaio. Non vi è bisogno di spiegare molto, dato che sono dei Saint speciali al servizio di Atena. Vi sono poi le Black Cloth, indossate dai Black Saint della saga di Phoenix. Queste creature sono state create da alchimisti ribellatisi ad Atena stessa. Sono anche copie delle armature di bronzo. Successivamente troviamo le Gold Cloth, le armature d'oro. Sono le armature più potenti e resistenti dei Cavalieri di Atena, conosciuti come i 12 Cavalieri d'Oro. Ogni armatura si rifà a un segno zodiacale occidentale. Sono armature in grado di resistere ad una temperatura inferiore allo zero, fino a meno 273 gradi. Chi le indossa ottiene il settimo senso. Successivamente alle Gold troviamo le Silver Cloth, le armature d'argento. Queste armature sono più potenti di una normale armatura di bronzo e possono sopportare meno 210 gradi. Le armature di bronzo classiche, le armature viste nel corso di tutta la serie, ovvero quelle di Seiya e compagnia, sono le meno resistenti. Difatti sopportano dai meno 150 gradi fino ai meno 190 circa. Le altre armature che possiamo citare invece sono le armature di Asgard, viste nella saga di Asgard, appunto. Abbiamo deciso però di spiegarle in un video a parte, come detto già prima. Dopo quelle di Asgard troviamo le Scalecloth, le armature di scaglie. Sono le armature indossate dai Saint di Poseidone. Secondo la leggenda, queste armature furono create da Poseidone stesso. Ogni cloth rappresenta un mostro mitologico marino. Ad esempio, il Kraken, il dragone del mare, eccetera eccetera. Sono in totale 7. Questi vengono chiamati generali dei mari. In lista troviamo anche le surplici. Sono le vestigia degli inferi, indossate dai Saint di Ade, chiamati anche Spectre. Queste armature sono particolari, hanno un colore violaceo scuro. Le corazze indossate dagli Spectre rappresentano le creature mitologiche, animali o demoni e hanno in genere un aspetto demoniaco. Presentano delle corna, degli artigli e spesso delle ali. Ognuna di loro è associata ad una delle 108 stelle malefiche, basate sugli astri appartenenti agli eroi del romanzo cinese, i briganti. Da questo le possiamo dividere in due categorie. Quelle delle stelle celesti, in cui rientrano anche i tre giganti del mondo dei morti, e quello delle stelle terrestri, più numerosi e meno potenti. Secondo quanto rivelato da Kurumada, le surplici degli Spectre trasformano il corpo di chi li indossa, e ciò spiegherebbe anche il perché gli Spectre sono uguali in tutte le epoche, in quanto non è l'armatura che muta per adeguarsi al possessore, ma il contrario.
vi sono surplici di diverse categorie. Queste variano da Saint in Saint, quindi possiamo trovare surplici pari ad un cavaliere d'argento, ma anche ad un cavaliere d'oro, per intenderci. Andando avanti, troviamo le armature degli angeli, Saint della Dea Artemide, inutile dire che siano corazze davvero potenti. Troviamo poi le armature dei giganti, chiamate anche Adamas. Il loro termine deriva dalla parola greca invincibile, o comunque che rappresenta la durezza del diamante. Queste armature si rifanno ai minerali come il topazio o zaffiro. Vi sono anche le armature Kamui. Questa tipologia d'armatura è considerata più potente di una God Cloth. God, non gold. Kurumada disse che l'armatura Kamui fu indossata solo da Zeus. Troviamo poi le Soma, le armature indossate dai 12 titani per sconfiggere il dio Urano, donate dalla dea Gaia, e infine le Chronotector, vestigia donate dal dio Saturn ai propri Palasite. Saltiamo parecchie cloth inutili, ma almeno quelle non canoniche dei Chronotector vanno citate. Le Chronotector sono le armature indossate dai guerrieri della dea Pallas, i Palasite, in Senseiya Omega. Sono di vari colori, in più ognuna di esse è provvista di un'armatura diversa e possiede un fregio che indica l'appartenenza ad un Palasite di primo, secondo o terzo grado. Tutti i Chronotector, compresi quelli indossati dai soldati semplici, possiedono il potere chiamato Chrono Delayed, che permette al loro portatore di paralizzare la gente con un cosmo debole, rubandogli il tempo. Non è noto cosa rappresentino i Chronotector, a parte quelli di prima classe, che simboleggiano tre segni dello zodiaco. Ognuno di questi possiede un nome proprio: Genesis Tector, Graviton Tector, Phototon Tector e Distraction Tector, a cui si aggiungono poi quelli della Dea Pallas e quella di Saturn, indicata come Chronotector definitiva. Le Chronotector, confermato dalla serie Omega, sono rispettivamente la potenza di tre cavalieri d'oro in una singola cloth. Insomma, per andarci leggeri, no? Spiegate a grandi linee le armature, spieghiamo la loro utilità e portiamo qualche grafico per comprendere al meglio. Il primo grafico raffigura Ioria, o Ioria, senza la sua cloth, quindi un semplice Saint senza armatura. Da qui prendiamo tre parametri differenti: Cosmo, Cloth e Forza. Tutti i parametri, ora come ora, sono molto bassi o a un livello standard. Vediamo quindi il prossimo grafico, con le sue vestigia da cavaliere. Questa aumenta drasticamente il suo cosmo e tutti i parametri, raggiungendo così il settimo senso, che spieghiamo brevemente. Grazie ad una profonda conoscenza del cosmo e ad un rigoroso addestramento, questi cavalieri hanno la facoltà di muoversi e di lanciare attacchi alla velocità della luce, circa 300 km al secondo, cosa che gli permette inoltre di bloccare e respingere facilmente i colpi più deboli. Durante un'intervista, Kurumada ha dichiarato che i Gold Saints possono fare il giro del mondo 7 volte e mezza in un secondo. Mu dell'Ariete afferma che il settimo senso è la vera essenza del cosmo e che corrisponde alla capacità di un Saint di sapere usare o meno il pieno e reale potere che possiede. Difatti, Sei e Enko riusciranno a raggiungere questa potenza pari ai Cavalieri d'Oro. Vediamo ora l'ultimo grafico per questa categoria. I parametri di Ioria con la sua God Cloth salgono ancora vertiginosamente. Con questo il Cavaliere d'Oro raggiunge l'ottavo senso, ipoteticamente parlando. Se dobbiamo essere pignoli, Shaka, a detta di molti, compresi Forum e Creatore stesso, è l'uomo capace di superare il settimo senso. Ora, prima di iniziare un dibattito, questi tre grafici spiegano come il semplice vestire un'armatura possa aumentare la potenza del Saint, appunto. Ora direi di concentrarci sugli altri grafici. Il prossimo rappresenta Seiya con la sua armatura di bronzo. Qui abbiamo un livello standard. Successivamente, Seiya con la medesima cloth, ma con il cosmo attivato. Qui aggiungiamo il fattore velocità, ma definito e classificato con vari nomi. Il primo è la velocità Mach 3. Il metro di misura Mach è un numero adimensionale, rappresentato con la sigla Ma, ed è il rapporto tra la velocità di un oggetto in moto in un fluido e la velocità del suono nel fluido considerato. Il nome deriva dagli studi del fisico e filosofo austriaco Ernst Mach, e vi giuro questa pronuncia è un casino e spero di non averla cannata. Or dunque, Seiya con il suo cosmo normale raggiunge la velocità Mach 3, pari ad un cavaliere d'argento. Continuando, dopo la saga di Asgard e dopo la rinascita delle loro armature di bronzo con il sangue dei cavalieri d'oro, Seiya raggiunge il settimo senso. La sua cloth ottiene quindi un colore dorato, raggiungendo la velocità della luce. Infine, la sua God Cloth gli permette di superare il settimo senso, arrivando ad una velocità non calcolabile. Vediamo quindi un altro grafico. A sto giro ce ne sono davvero davvero tanti, quindi minimo 2000 like. Così, a muzzo. In ogni caso, qui troviamo un normale cavaliere di bronzo, con categoria velocità del suono.
Seiya, con il settimo senso, pari ad un cavaliere d'oro, come già detto più volte, ha una categoria velocità della luce. I cavalieri d'argento, invece, velocità Mach 3. Aiolia di Leo, velocità della luce, così come Saga con la sua surplice. Seiya supera la velocità della luce fino a raggiungere le velocità di un dio, come ad esempio quella di Hades. Infine, terminiamo con il grafico completo raffigurante tutte le categorie di armature. Le prime sono le bronzo, poi le bronzo con il settimo senso acquisito, i cavalieri d'argento, le scale di Poseidone, da precisare che non siano potenti come un cavaliere d'oro ma leggermente inferiori ad essi, poi i cavalieri d'oro, anche qui abbiamo un settimo senso, le surplici ma solo in personaggi specifici come Saga, che troviamo come detto prima al pari di un cavaliere d'oro, le chronotector equivalenti a tre armature d'oro, le god cloth e infine le divinità stesse. Questa è la scala gerarchica per le armature. Ragazzi, il video finisce qui. Noi vi abbiamo già detto i like richiesti, quindi 2000, ma è giusto per avere una risposta, per sapere se la gente vuole seriamente Saint Seiya. Come vedete, questi video non sono una passeggiata da fare, e avevamo già detto che non avremmo fatto dei grafici, e invece ci sono lo stesso. Quindi non penso ci sia molto da dire, tranne che vogliamo sviscerare questo anime, proprio conoscere ogni singola cosa, quindi sotto con i like. Inoltre vi chiediamo di commentare, iscrivervi al canale, attivare la campanella se l'avete fatto e seguirci su Facebook e Instagram. In descrizione trovate il link di Teespring per le magliette e anche la nostra collaborazione con Together Price per avere account Netflix, Spotify, Apple Music nettamente scontati. Inoltre, per il servizio grafiche, potete scriverci direttamente alla mail. Noi speriamo il video vi sia piaciuto. Un saluto da Vedata Channel.